un rapporto luci e ombre quello presentato oggi presso l'auditorium del Ministero dell'Ambiente dall'ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque. Salgono a 400 i pesticidi ricercati, è il dato positivo, e arrivano a 259 quelli trovati nelle acque italiane. Sì, è un rapporto molto complesso, come è stato messo in luce, che però dimostra da un lato il grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni da parte del sistema delle agenzie e da ISPRA. Dall'altro mette in evidenza appunto quelle che sono le criticità. Ricordo che stiamo parlando di sostanze che hanno una potenzialità di pericolo molto elevata e quindi che devono essere monitorate molto attentamente. Ormai ci sono serie storiche che ci dimostrano come sono questi andamenti di alcune delle sostanze più pericolose. Ci sono stati anche i lavori, i monitoraggi, si faceva vedere il tema dei cosiddetti nicotinoidi che sono stati recentemente vietati a livello comunitario perché hanno un'interferenza molto forte con i pronubi, soprattutto con le api. E dall'altro emerge anche la necessità di andare ben oltre quella che è la norma, perché stiamo parlando anche di sostanze o di metaboliti di queste sostanze che possono avere anche che agiscono a concentrazioni veramente molto 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 basse. Quindi anche il nostro dovere non solo indicare dove non si superano i limiti, ma anche eventualmente aprire dei ragionamenti se non è il caso di affrontare questo tema in maniera un pochino più complessa, non solo sul ragionamento rispetto o non rispetto a un limite, ma magari studiando più complessivamente le modalità con cui questa sostanza interagisce con l'ambiente. Degna di nota anche la presenza di altri erbicidi, come nel caso del metolachlor, che supera i limiti del 7,7% dei punti di monitoraggio. In generale sono 35.353 i campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015-2016, per un totale di quasi 2 milioni analitiche. Qual è la situazione? La situazione è che si trovano pesticidi nel 67% delle acque superficiali, che è, quindi la contaminazione è molto diffusa. Purtroppo i pesticidi hanno, oltre al fatto che sono sostanze progettate per essere pericolose, per combattere organismi viventi e quindi sono tossiche per definizione. Il loro utilizzo si qualifica come una sorgente diffusa. Quindi non è uno scarico puntiforme come quello che avviene da una fabbrica, da un serbatoio. Il rilascio riguarda tutta la superficie agricola e anche più, che è un terzo del territorio nazionale. Monitorare i pesticidi significa tenere sotto controllo tutto, quasi tutto il territorio nazionale. Nelle acque sotterranee ci sono pesticidi in un terzo, considerando che le acque sotterranee sono protette da strati geologici che le custodiscono, le proteggono. Anche questo è un dato per certi versi più allarmante di quello delle acque superficiali. Se pensa che il Po ricambia le sue acque in una settimana, grosso modo, le acque sotterranee hanno velocità dell'ordine del metro all'anno. Una volta che la sostanza finisce nelle acque sotterranee, i meccanismi di diluizione ma anche di degradazione sono quasi ridotti a zero, e lì la contaminazione arriva molto più tardi ma persiste per tempi molto ma molto più lunghi. Il rapporto conferma che sono gli erbicidi le sostanze riscontrate con maggiore frequenza. È il glifosato l'erbicida con il maggior numero di superamenti di limite consentito nelle acque superficiali. Ecco, il glifosato è stato un po' un problema inserire nei protocolli dei laboratori, perché è una sostanza che è molto solubile e va e analizzata separatamente. Se consideri che hanno fatto 2 milioni di analisi per il glifosato, ci vuole una linea analitica indipendente, quindi le regioni hanno avuto, le agenzie, difficoltà ad organizzarsi. Però siamo passati dalla Lombardia, che era l'unica regione per 8-9 anni a cercare la sostanza, quest'anno ci sono 5 regioni, c'è persino la Sicilia che ha cercato il glifosato. L'ha cercato anche nelle acque marine, che non sono oggetto del nostro report. Ovviamente, aumentando la ricerca, è venuta la conferma che la sostanza è uno, forse il principale contaminante delle acque, sicuramente di quelle superficiali, ma il trend nelle acque sotterranee
che in molti casi è iniziato il monitoraggio da pochissimo tempo, dimostra un'impennata elevatissima, quindi progredendo il monitoraggio lo troveremo un po' dovunque il glifosato. A preoccupare di più è la diffusione degli inquinanti nelle acque sotterranee. 260 punti, l'8,3% del totale, hanno concentrazioni superiori ai limiti. La maggior presenza di pesticidi si riscontra nella pianura padano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite. Nelle regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. La situazione nel resto del paese resta ancora abbastanza disomogenea, ma questo non significa che le regioni del sud non siano inquinate. Diciamo che stanno iniziando, ci sono degli indicatori che dimostrano che qualche cosa si sta facendo, ma non c'è dubbio che questa diversità è molto, molto forte ancora, necessita di una omogeneità di governance di tutto il sistema, insomma, che è un po' quello su cui si sta lavorando.